Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questa è la parte numero 26 di Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Praticamente dopo aver scoperto la famiglia di Mellov che è ancora viva e che inoltre c'era una certa Queen Valentina che aveva, diciamo, preso il trono inventando che i sovrani erano malati e tutto, adesso dobbiamo procedere a reperire una delle ultime stelle, la penultima. E stando alle indicazioni dovrebbe trovarsi appunto in questo posto qua, in una specie di cratere di lava. Qua ragazzi, è un posto piuttosto lungo e complesso, perciò vi chiederò un po' di pazienza. Cercherò di fare anche meno combattimenti possibili, dato per il fatto che abbiamo già personaggi estremamente allenati e quindi non dovremmo avere grosse difficoltà. Perciò però alcuni sono un po' d'obbligo e di conseguenza vi chiedo soltanto un po' di pazienza. Sul fatto appunto che la parte potrebbe un po' leggermente annoiare, dato che sono 25 minuti, però diciamo che anche il boss finale è decisamente lungo, quindi vi chiedo ancora anche lì un pochettino di pazienza. Comunque adesso vi ricordate il solito gioco degli Yoshi, così vediamo un po' se riusciamo a trovarli, anche se non è semplice. Vabbè, abbiamo trovato il canarino, però non è niente di che. Lascia invariato i nostri punti. Comunque andiamo avanti. Che bello, una stella, così abbiamo modo e modo di distruggere i nemici raccattando sempre un bel po' di punti. È proprio il bello delle stelle, eh? comunque andiamo avanti. Ecco qua, ragazzi, ho tentato in tutte le maniere di prendere sta Frog Coin, ma non c'è stato verso e purtroppo non è nulla di divertente perché alcune Frog Coin non sono ancora riuscito a capire come si reperiscono. Però io mi baso sull'esperienza che ho avuto quando ero piccolo. E quindi devo dire che, dai, se bene o male mi ricordo, vuol dire che ho avuto una bella memoria. Questo qua, ragazzi, è un simil Donkey Kong. Che poi dopo, ragazzi, ci sarà una parte nel castello di Bowser dove ci sarà proprio un pezzo in tributo al primo Donkey Kong e alla prima apparizione di Mario. Comunque avremo modo anche di studiarla e vederla successivamente. Poi inoltre, avete visto, io ho tentato in tutte le maniere, ma io dico, beh, come cavolo si faceva qui? Vabbè, l'unica cosa positiva è che quando Mario si scotta non succede nulla, mentre in alcuni posti, in qualche RPG, mi sembra che se tu andavi in determinati posti, acque avvelenate, così a finire che Mario perde il Mario, il protagonista in questione, perdeva HP preziosi. Sti che stangata. Vabbè, in tal caso vediamo di muoverci e di andare avanti. Anche là c'era una Frog Coin e mi domando come si può reperire. Qua, questa qua in alto forse riusciamo perché, beh, giustamente, ok, riusciamo anche a reperire la prossima. No, niente da fare, allora facciamo il giro a posto. Vediamo se... Nah. Mi sono beccato un po' questi simpatici esseri. Vabbè, in tal caso con un Genoblast, dato che è un potere magico, riusciamo sicuramente a sconfiggere lo scheletro e per quanto riguarda poi il Donkey Kong lo faremo fuori con gli attacchi fisici di Peach o di Super Mario, dato che possiede veramente degli attacchi piuttosto tosti e consistenti, ragazzi. Comunque nulla toglie che Super Mario RPG, se non alleni i personaggi come ogni RPG che si rispetti, di conseguenza può essere un po' complessa poi la situazione. Comunque andiamo avanti, questa la strada, sì, giusta è questa. Seguiamo anche il cartello, ragazzi. Avete visto che ci lasciano anche le indicazioni stradali. Massacriamo benissimo anche questo simpatico essere. Anche questo con Toadstool e Attack Up. Adesso non mi serve. 3 e forse può avvelenare, no. Con Mario un bel colpo, secco. 22, non male. E andiamo avanti. Utilizziamo con bel fiore, benissimo, le incrementiamo di 1, una bellissima Frog Coin. Vabbè, questo non ci fa passare, non è... Utilizziamo un bel Genoflash in modo tale da poterli disintegrare tutti, anche se effettivamente non è di certo il massimo della situazione. Patatract. Ok, due ratti sono morti. E massacriamo questo bestione. Forse anche con Super Mario. Un Mega Glove, una legnata. Il mostro si sta arrabbiando. Sta diventando furioso. Però è stato sistemato a dovere. 36 di esperienza. Non è malaccio, eh. Andiamo avanti. Vediamo un po' la strada. Qua, giusto.
Oh, qua ce ne sono tanti altri. Consiglio di. Siamo riusciti a evitarli. Benissimo, ragazzi. Attenzione. Nah, questo mi ha beccato. Allora, double punch. Io adesso ho tentato in tutte le maniere di fare attacchi fisici, però vabbè. Curiamo un po' i nostri personaggi. Qua devo per forza fare un piccolo jump, perché sennò poi col cavolo che riesce a sconfiggerlo. Basta semplicemente un attacco magico al fine di sistemare questi scheletrici esteri. Attenzione a questo uomo metallico che fa un male cane. Beh, in primis liberiamoci di lui che è decisamente un po' fastidioso. Attack up. Poi attacchiamo con Toadstool la bestia. Con Mario utilizziamo il Mega Glove. Molto molto bene. Attack up. Ecco, questa mossa è letale, ragazzi. Però fortunatamente a Toadstool non gli ha fatto effetto perché, bene o male, è riuscito, diciamo, a evitare il colpo. Se no avrebbe ridotto la nostra energia a 1 e quindi non è di certo il massimo. Ma il problema di questi è che serve per forza un attacco magico, non ce ne sono di palle. Ho tentato anche adesso di attaccare, ma niente, niente. Anche a togliere i 400. Avete visto? Guardate che roba. Tac. Niente. Se devo sprecare dei fiori per fargli il jump, roba incredibile. Vabbè, in tal caso 14 di esperienza non sono male. Mellow è arrivato al livello 28. Cosa possiamo aumentargli? In questo caso l'HP. Perché avete visto che abbiamo reperito 3 punti bonus. Oh madonna, abbiamo beccato ancora uno spuntone. In tal caso adesso dobbiamo ancora. Curiamo un po' tutti. E alla fine con Mario dobbiamo fargli un jump, altrimenti col cavolo che riusciamo a sconfiggerlo. Tam! Visto? Andato. Bene, andiamo avanti. Eccolo qua, un altro bestione. Non ci vuol far passare. Dobbiamo per forza beccarlo. Accidentaccio a lui. Facciamo un bel genuflash in modo tale da eliminare i suoi amici roditori. Molto bene. Benissimo. Ok, andiamo avanti, scusatemi. Ok, se riusciamo proprio a evitarli. Oh, benissimo, siamo arrivati in un punto interessante. Avete visto, ragazzi, questo in? Qua praticamente abbiamo trovato questo fungo qua, questo fungo minatore, presumo, inopio, che ha una specie di negozio che ci può permettere di vendere oggetti, armi e scudi e protezioni, scusatemi. E inoltre puoi anche riposarti, in questo caso. Facciamo un riposo, qua ripristiniamo anche tutti i fiori, più che altro non tanto per l'energia, ma per i fiori, perché ne abbiamo usati parecchi. E poi tra l'altro adesso dovremo combattere dei boss, perché diciamo che è più di uno quelli che dobbiamo affrontare, di conseguenza, ragazzi, preferiamo essere preparati, diciamo, per quando ci sono degli scontri. Vediamo che cosa offre nell'item shop. Vabbè, fungo medio, tisane, risvegli, più che altro sono i risvegli, che sono quelli un pochettino più utili per la nostra vicenda. Arm shop, vediamo che cosa vuoi. Fire shirt, pants, cape, shell, dress, che saranno più che altro delle protezioni molto utili per i nostri personaggi. In questo caso avete visto. Fire shell. Avete visto? Vabbè, questo non, purtroppo più di tanto non funziona, però in tal caso possiamo fare ugualmente con gli altri personaggi. Vabbè, sì, altro non possiamo fare. Eh sì, conviene anche sostituire gli altri a questo punto, perché visto che abbiamo comprato della roba, tanto vale utilizzarlo, sfruttarlo al meglio. Molto molto bene.
Dunque, ragazzi, adesso possiamo mettere a Bowser. Sì, ah, sì, giusto, metti a Bowser. Fire Cape, Shell. Fire Cape, penso che siamo a posto. Adesso in teoria c'è anche Mello, vado a sistemare, però possiamo farlo anche più tardi. Adesso vendiamogli tutta la roba che non ci serve. Vendi item. In questo caso, vabbè. Abbiamo anche due flower jar da utilizzare. Vabbè, avremo modo anche di utilizzarli tra non molto, ragazzi. Non preoccupatevi, perché i flower jar non si buttano via, ragazzi. Ve lo posso totalmente assicurare io personalmente, che bene o male di questo gioco me ne intendo. Ci saranno anche delle missioni secondarie che non ho fatto, ma che magari se mi ci metto posso anche realizzarle più in là, tanto i salvataggi ce li ho sempre. Perciò mi scuso se non mostrerò tutte le cose secondarie, ma quello che mi impuntava, ragazzi, era quello di mostrarvi il boss segreto Culex, considerato uno dei boss più difficili dell'intera saga di Super Mario. E io sono riuscito a mostrarvelo, ragazzi, e questo ben era bene o male uno dei miei obiettivi. Mi scoccia anche che non sono riuscito, cioè, potevo, ma c'era sotto la musica di battaglia del Final Fantasy IV. E la cosa che mi spaventa, ragazzi, erano i contenuti di terze parti. Pertanto ho preferito sovrastare il tutto con un commento, e quindi in modo tale da poter coprire il tutto. Il che purtroppo, a causa di questi maledetti contenuti di terze parti, segnalazioni varie e tutto, mi rammarica il fatto che ci sia tutto questo, ma siccome di strike ne abbiamo già avuti due e sono passati esattamente un anno da ciò, di conseguenza, ragazzi, io ho preferito starmene in disparte ed evitare appunto che succedano queste cose. E quindi procedere proprio con cautela nel commento, anche se più delle volte, ragazzi, sapete benissimo che commentare per coloro che mi seguono, per coloro che realizzano gameplay, che ci mettono un impegno sudato, strasudato e marcio, purtroppo le segnalazioni arrivano e bisogna stare decisamente attenti. Non è semplice commentare, non è semplice renderizzare, fare video, quindi l'impegno c'è per tutti, ragazzi. E detto questo, proseguiamo, facciamo molta attenzione a queste fiammelline. Mi tocca saltare proprio qui come un matto, al fine appunto di non cadere nella lava, e adesso possiamo proseguire. Oh oh! Qua c'è il primo boss da affrontare, ragazzi. Non è di certo letale, però ha i suoi perché pro e contro. In primis, per massacrare questo boss qua non serve tanto sudare, ma gli attacchi fisici sono abbastanza accettati. Qua si può fare un bel genufle, un bel attacco fisico. Abbiamo visto che Geno ha uno di vita, accidentaccio. Vabbè, provvederemo poi di curarlo, non c'è nessun problema. Oh oh. Vabbè, Water Blast. Adesso di sicuro mi ammazza Geno perché di conseguenza toglie anche tanto. È bello forte sto nemico. Utilizziamo un bel risveglio su lui. Benissimo. La cosa bella dei risvegli, che ho in inglese chiamato Pick Me Up, che danno la possibilità di ripristinare tutta l'energia del personaggio di per sé. Poi, tra l'altro, c'è anche da sottolineare che Super Mario RPG è un bel RPG per il semplice fatto che unisce tutti i personaggi storici, quasi tutti, bene o male, di Super Mario, Toadstool e Bowser. Poi, vabbè, sono stati introdotti Mello e Geno, però, ripeto, sono dei personaggi molto, molto carini. Anche i nemici inseriti al suo interno sono veramente. Si vede proprio lo zampino della Squaresoft che ci aveva lavorato dietro. È un vero peccato che questo gioco qua purtroppo non sia stato pubblicato in Europa, ma bensì soltanto in Giappone, nel mondo orientale e di conseguenza anche in America. Io ebbi la fortuna, appunto come avevo già detto nei miei video precedenti, di acquistarlo su cartuccia americana e utilizzarla su console PAL tramite l'ausilio dell'adattatore. Ma purtroppo o sarà stato il caldo, come il caldo che è apparso in questi giorni, dato che adesso sto commentando che è giugno 2014. Il caldo, o magari la cartuccia era vecchia, o l'adattatore difettato, tanti fattori magari messi assieme, crack, fusa il chip interno del gioco. Fortunatamente il mio
la console si è salvata. No, per fortuna divina. Comunque va benissimo così. Andiamo avanti, ragazzi. Questo è la seconda forma del boss, che tra l'altro è un pochettino più letale perché sta sparando attacchi fisici decisamente potenti. Adesso noi insistiamo con gli attacchi. Avete visto che fa anche proprio delle mosse diverse da quando aveva la forma dragonica. Non ho capito che razza di mossa ha fatto, ma va bene ugualmente, tanto adesso ha le ore contate. Adesso dai, con Toadstool riusciamo proprio a colpirlo. Dai, 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 190. Mario, dai, dai, pensaci tu. Non vuole morire. Barboon. Vabbè. Blast. Ecco, mi ha distrutto Super Mario. Risvegliamolo in tal caso. Ecco, come dicevo in precedenza, fortunatamente, vabbè, sistemato, buon. Buono, andiamo avanti e proseguiamo, ragazzi. Allora, il bello appunto. Oh, ecco qua. Piccolo colpo di scena, ragazzi. C'è una stella. La settima stella, ragazzi. La settima stella che entrerà in possesso Super Mario. Benissimo, e di conseguenza lo stage si è concluso, ragazzi. Possiamo esultare e concederci all'ultima stella, ragazzi. Ed ora. Oh, ma che succede? Ve lo stavo dicendo, ragazzi. Piccolo colpo di scena. Ma chi è questo tizio rosso? We got the star! Green, we're amazing! We're unbeatable! We're gorgeous! And barely now chance! Ma chi sono questi, ragazzi? Ragazzi, questa è una piccola parodia dei Power Ranger, dato che al tempo, negli anni 90, stavano spopolando e tutto, si pensò di fare diciamo, un piccolo tributo e anche parodia su questi personaggi, ovvero i Power Ranger. Infatti, vedete il Power Ranger quello rosso, giallo, rosa, nero e verde. Mancava quello blu. Però vabbè, non potevano metterne troppo, altrimenti sarebbero diventati. Ehi, corvo, non rompere le scatole adesso. Che cavolo vuoi tu, corvo? Vabbè, scusatemi. C'è sempre un corvo che punta nell'altro palazzo qua distante, che viene qui, secondo me, spia i nostri progetti. Comunque. E allora, te la piante o no? Comunque adesso, ragazzi, l'obiettivo, scherzi a parte, dobbiamo inseguire i Jaxxon Ranger e che si sono catapultati all'esterno e del vulcano, tra l'altro, che adesso tentano di scappare con la loro navicella, la Blade, così l'hanno soprannominata, e di conseguenza non ho ancora bene capito per chi lavorano, ragazzi. Penso che sia un gruppo indipendente. Avete visto questa specie qua di navicella? E noi adesso dobbiamo assolutamente recuperarla combattendo contro di loro. Anche quella specie di testa che avete visto lì dietro di loro, una presumo sia una specie di tributo al Megazord dei classici Power Ranger che spopolavano al tempo. Jaxxon Ranger, sì, più o meno è una parodia ai Power Ranger. Vogliono distruggere la stella, non ho ancora capito sinceramente. Comunque, ragazzi, dobbiamo attaccarne a uno tutti i Power Ranger. Ognuno ha una determinata abilità. Per esempio, quella rosa sta curando i nemici, avete visto? E quello più forte fisicamente, da quel che ho potuto capire, è quello giallo. Mentre quello verde tende a infliggere anche gli status. Avete visto che più fisicamente è più forte quello giallo. Questo è quello che lancia le magie e tende a fare anche gli status. Sì. Vabbè, ognuno ha la sua, ragazzi, ma adesso noi non demordiamo. Adesso sono in tanti e quindi di conseguenza tendono a lanciare più attacchi. Perché poi quello, per esempio, quello blu può attaccare due volte. E via di seguito, ragazzi. Vabbè, quella rosa era anche la più debole, perciò non abbiamo problemi, ragazzi. Adesso fortunatamente con Toadstool possiamo curarci definitivamente. Poi adesso con Mario possiamo colpire anche lui. Ecco,
162 non è malaccio, vero ragazzi? Benissimo, dai che ce la possiamo quasi fare. Non è di certo un grosso problema. Tam. Buona. Solidifi. Vabbè, ci sta solidificando, non è di certo un grosso problema. Andiamo in fila, ragazzi. Cominciamo adesso con quello nero. Anche questo qui è stato sistemato definitivamente e non avremo di certo grossi problemi poi ad affrontare gli altri tre, ragazzi. Il problema è quando dovranno utilizzare la specie di cyborg robot che hanno dietro, che io chiamo Megazord perché alla fine assomiglia un po' al Megazord. Per chi è con me di generazione anni 80-90, sicuramente si ricorderà i mitici Power Ranger. E quindi questi sono, ripeto, una loro parodia. Comunque, indipendentemente da tutto, occupiamoci adesso di quello rosso, che a mio avviso è uno di quelli più cattivi. E poi ripeto, ragazzi, chiaramente. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Tam, sistemato una volta per tutte. Ole. Static E. Benissimo, dai, su, dai, 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 dai. Benissimo. Adesso tocca quello giallo. Benissimo. Avete visto che quello giallo fisicamente è quello che toglie più energia. Inoltre può attaccare anche diverse volte, avete visto? Sta tentando di ammazzarmi anche Geno. 124. Quindi è un bel. C'è da un bel da fare, eh. Beh, mi ha ammazzato Geno, accidentaccio. Questo mi può infliggere gli status. Adesso non mi ricordo se faceva addormentare o. Ah, non permette a Mario di utilizzare le magie, vabbè. Però gli attacchi fisici possono sempre essere utilizzati. Benissimo. Vabbè, se adesso mi capita di utilizzare Peach, adesso. Oh, Geno, la vendetta di Geno. Sistemato anche lui. Ho fame. E adesso occupiamoci di quello verde. Allora, adesso curiamo tutti i nostri personaggi. Perché, fortunatamente, la cura di Toadstool permette anche di togliere, di levare ogni male inflitto di status. Dai, siamo quasi alla fine, ragazzi. Non molliamo proprio ora. Dobbiamo sistemare ora quello verde. Proprio dei colpi secchi, eh. Tam, tam, dai, muori. Ok. Anche quello verde ne abbiamo avuto abbastanza. Sono arrabbiato. Formazione. Oh! Here we go! Bene, sistemiamo adesso il Megazord. Perché adesso, ragazzi, tende a ricaricarsi e lanciarci una legnata pazzesca. Ah, questo fa male. Fa molto male. Avete visto? Dobbiamo assolutamente adesso ricaricarci con Toadstool perché sinceramente ne abbiamo persi proprio una bella legnata. Buona, sì, abbiamo ricaricato tutto. Adesso con Super Mario una bella legnata. E vabbè, adesso deve ricaricarsi il coso, ma noi non dobbiamo assolutamente permettergli di ricaricare perché adesso dobbiamo procedere proprio con gli attacchi a manetta. Buona. No! Cavolacci. Amari, male, molto male. Vabbè, fortunatamente con Toadstool possiamo. Mario non è stato colpito. Bella storia. Oh, sconfitti, ragazzi. Questo non è possibile. Noi siamo invincibili. Cosa è successo agli Axen Ranger? Ovviamente adesso i ragazzi se ne vanno.
Mario, vabbè, perché la nave mi sembra che stia per saltare in aria o qualcosa, abbiamo ottenuto 17 punti esperienza, molto scarsi per una battaglia del genere. E la nave è stata distrutta. Abbiamo vinto anche questa battaglia, ragazzi. La parte 26 di Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars finalmente è terminata. Con questo, ragazzi, non perdetevi la 27esima puntata, che sarà decisamente più lunga, ma lì fortunatamente riusciremo a entrare praticamente nel castello di Bowser, che vi ricordate che era finito in mano Smitty? Perfetto. Ciao a tutti, ragazzi. E grazie per aver visto questo video. Ciao a tutti e grazie.